Salve a tutte e a tutti e benvenuti a questo appuntamento di presentazione dei casi studio di Domo Teorica. Se seguite il canale sapete già che Domo Teorica è un compendio di discipline tradizionali, neuroarchitettura, ma soprattutto antropologia dello spazio abitato, che si può utilizzare per valutare la relazione tra noi sapiens e gli ambienti che abitiamo, ma soprattutto per creare ambienti sani e adatti alla permanenza. In questa prima puntata vi parlo un attimo di come dobbiamo valutare gli spazi abitati, di come dobbiamo relazionarci alle varie stanze, ai vari allestimenti che incontriamo, soprattutto se siamo operatori di benessere domestico o operatori del benessere naturale in generale che vogliono integrare la propria professionalità e le proprie, e i metodi che utilizzano con una visione più ampia e collegata proprio alla relazione tra la nostra specie e lo spazio. Per maggiori informazioni, controllate il link in descrizione dove si rimandano ad altri video informativi su Domo Teorica. Quando parliamo dei bisogni di noi sapiens, uno degli schemi più semplici, uno dei riferimenti migliori che possiamo utilizzare è la piramide dei bisogni di Maslow. La piramide dei bisogni di Maslow, teorizzata a partire dagli anni 50 del Novecento, è una piramide che va a spiegare come la nostra specie tende ad avere differenti livelli di bisogni e necessità. Questi hanno una vera e propria scala di valore e scala di importanza. E la cosa fondamentale per rispettare completamente il nostro essere sarebbe quella di riuscire a adempiere, riuscire a raggiungere certi obiettivi mantenendo la scala di valore. Quindi, se noi pensiamo a questa scala che va dai bisogni fisiologici all'autorealizzazione, quindi da un campo più puramente fisico, più puramente naturale e istintivo, a un campo più prettamente psicologico, logico e legato a quelli che sono i nostri desideri più alti, quelli intellettuali, quelli di appunto realizzazione personale. Dobbiamo sempre tenere conto che è impossibile raggiungere la cima della piramide, che sarebbe il raggiungimento dei nostri obiettivi di vita e anche in un certo senso dei nostri sogni, dei nostri desideri più legati appunto alla sfera emotivo-psicologica, senza rispettare tutti gli step precedenti. Infatti, cercare di arrivare subito a raggiungere un obiettivo senza aver prima rispettato tutti i nostri bisogni reali, fisiologici, naturali, può diventare un problema e può creare del disequilibrio e una mancata consapevolezza nell'individuo. In generale, i bisogni primari quali sono? Sono quelli che si legano alla stessa sopravvivenza, quindi mangiare, dormire, respirare, bere e anche il sesso, quindi l'atto sessuale, che comunque è una necessità fisiologica, e quelli legati alla sicurezza, di cui la casa in primis è specchio, è fondamentale elemento, perché se noi viviamo in una casa che riteniamo sicuri, in un quartiere o territorio che riteniamo sicuro, ci sentiremo molto più appagati che in una situazione differente. Se guardate il video dedicato al perché approfondire i temi del benessere della casa anche lavorando con altre discipline del benessere naturale o come terapisti in generale, troverete altre informazioni in merito. In questo video introduttivo, invece, andiamo subito a parlare di quale deve essere la metodologia e di quale tipo di
metodo appunto utilizzo durante l'analisi di un caso e che vedremo poi mese dopo mese attraverso tutti i vari casi studio che affronteremo insieme. Come si procede quindi parlando di un'abitazione? Sappiamo che l'abitazione ci rappresenta il noi nel mondo e ha vari piani interpretativi. Un'abitazione non può essere valutata esclusivamente a livello architettonico o per la scelta dei colori, per il collocamento, ma deve essere un continuo comunicare tra un'analisi di tipo culturale, quindi di che cosa ha spinto la persona, l'individuo, il nucleo familiare a creare e vivere, modificare, rendere proprio tale tipo di abitazione. E dall'altro quelli più puramente fisiologici e naturali che sono legati a tutte le nostre risposte istintive all'ambiente e agli stimoli percettivi in generale. Quando si analizza un ambiente domestico, la prima cosa da fare è quella di applicare un'ottica propriamente antropologica all'analisi, quindi non affrontare lo spazio e l'analisi dal nostro punto di vista, utilizzando la nostra visione del mondo, ma dobbiamo raggiungere il più possibile un livello di obiettività che ci permetta di fare un'analisi che non sia condizionata negativamente da preconcetti, mappe mentali e sistemi di credenze che appartengono a noi e non all'effettivo abitante o agli effettivi abitanti di quell'abitazione. La prima cosa da analizzare quindi è il soggetto. Noi dobbiamo capire chi è o chi sono le persone che vivono in quella casa. Qual è il loro sistema di pensiero? In cosa credono? Quali sono le mappe mentali che utilizzano più comunemente? È importantissimo fare un vero e proprio screening culturale dei nostri potenziali clienti per capire esattamente qual è la tipologia di vita che stanno vivendo, quindi quali sono usi e costumi, quali sono le loro aspettative, il sistema di principi e di valori. Noi avremo delle necessità molto differenti in persone che hanno un sistema di valori magari legato alla tradizione, al ritorno alla natura, alla profonda connessione con tutto ciò che magari è più spirituale, emotivo, a differenza di persone che sono magari votate alla ricerca della soddisfazione economica, del successo, l'attività solo per fare, per mostrarsi. Siamo proprio quasi agli antipodi quando parliamo di tipologia umana. Insieme allo studio del soggetto dobbiamo anche valutare proprio qual è il background culturale in cui è inserito, perché seppure noi lavoriamo magari sempre più o meno nelle stesse zone o negli stessi territori, una persona che proviene da famiglie con un determinato background culturale e soprattutto educativo avranno dei modi, avranno una percezione del mondo, della realtà, di ciò di cui hanno realmente bisogno, ben differente da persone che escono magari da, situazioni più isolate, autoreferenziali e collegate a livelli inferiori di educazione. Qua non stiamo parlando, quando si parla di educazione, non parliamo mai di intelligenza o di potenzialità delle persone. Perché ci possono essere persone estremamente intelligenti, con grandissimi potenziali, che magari proprio per il background culturale, il contesto di vita in cui hanno vissuto, il contesto familiare, non hanno potuto accedere a livelli di istruzione superiore. Mentre possono esserci persone che, provenendo da famiglie molto benestanti, da contesti urbanizzati, fortemente votati allo studio, avranno avuto un percorso di vita completamente differente. Quindi valutiamo sempre il soggetto senza mai utilizzare una scala di valori che giudichi la persona, ma che sia il più possibile obiettiva proprio per cercare di comprendere con che tipo di approccio relazionarsi adesso e che tipo di significati assegna a tutte le vari, i vari fenomeni, tutte le varie vicende di vita.
La seconda cosa che studiamo quando analizziamo un caso studio è il setting vero e proprio, quindi valutare qual è la relazione tra gli interni e gli esterni di casa. Dove viviamo? Viviamo in un contesto rurale, viviamo in un contesto urbano, viviamo in un contesto salubre o insalubre, viviamo in un contesto industriale o commerciale, o viviamo proprio in mezzo alla campagna. Tutte queste differenti possibilità di collocazione, di insediamento, ovviamente generano differenti esiti e necessità all'interno dell'ambiente domestico. Quando studiamo il setting, andiamo anche a studiare se un'abitazione sembra essere inserita e armonica sia con il territorio che con il resto degli edifici, o se sembra molto differente, cambia stile, sembra inserita lì a caso, oppure è molto più vecchia, molto più moderna dell'altro. Tutte queste cose ci danno tantissime informazioni che possiamo utilizzare proprio per creare quella che è la proiezione, in un certo senso, degli abitanti di quella casa o dell'abitante principale della casa, se parliamo magari di un adulto con dei bambini, per capire come questi si relazionano al mondo. Per un'analisi ancora più profonda, andremo a controllare quelli che sono i simboli e gli archetipi presenti in casa. Ogni illustrazione che scegliamo, ogni complemento d'arredo, sono tutte cose che ci danno ulteriori informazioni sulla nostra percezione e la nostra interazione con il mondo, con la realtà. Possiamo trovare case quasi completamente prive di elementi simbolici o archetipici, ci sta, ma possono esserci anche case che ne hanno molti. Ognuno di questi porta in sé un valore molto profondo per l'individuo, quindi dobbiamo capire qual è, perché lo vuole mostrare o perché lo vuole nascondere. Sono tutti aspetti che, come potremmo trovare in un'analisi psicologica approfondita, possiamo riconoscere e riscontrare in un ambiente domestico. Infine, l'importante è avere una visione da questo punto di analisi e dello stato di fatto, che cosa stiamo studiando, chi stiamo studiando, perché quando noi studiamo la casa, soprattutto se è una casa vissuta, ovviamente se parliamo di case che dovranno essere acquistate, questo ha molto meno valore perché faremo un'analisi sui potenziali o sulle potenziali problematiche che un edificio presenta. Ma invece una casa vissuta ha in sé una storia, ha in sé la proiezione psicologica delle persone che la vivono e quindi a livello di stato di fatto, quindi di cosa vediamo noi nel momento dell'analisi, dobbiamo raccogliere tutte queste informazioni che in parte ci darà il cliente, ma più spesso dovremo riuscire a definire noi grazie alla nostra osservazione attenta e distaccata da quelle che sono le nostre mappe mentali e sistemi di credenza propri, perché io non potrò mai valutare obiettivamente la casa di un'altra persona se per prima non ho compreso qual è il mondo mentale di tale persona. La seconda cosa da analizzare poi saranno le disposizioni. Le disposizioni innanzitutto sono da valutare attraverso la planimetria. Vedremo in planimetria come determinate forme, pareti irregolari, pareti non a 90 gradi possono creare delle differenti sensazioni nell'individuo, che magari l'individuo non sa riconoscere, ma che si stanno già manifestando in quelle che sono potenziali sintomatologie psicosomatiche. Cerchiamo di capire come sono distribuiti gli spazi, se sono spazi adeguati per il numero degli abitanti, se gli spazi sono funzionali o non sono funzionali e soprattutto se questi spazi sono effettivamente adeguati al vivere o se sono degli spazi un po', come si potrebbe dire, sacrificati.
Per questo è importante valutare da un lato sia le disposizioni assolute. Cosa sono le disposizioni assolute? Significa io rispetto al territorio, quindi le direzioni geografiche, come sono collocato, com'è collocata la mia casa, in che direzione guarda la casa, quindi dov'è la fronte, la faccia della casa, da dove si entra nella casa, cosa si trova attorno alla casa. Questa è una disposizione assoluta perché darà sempre lo stesso tipo di informazione a prescindere dal luogo in cui ci troviamo, perché una casa che si affaccia a sud avrà la stessa informazione sia che ci troviamo in riva al mare sia che ci troviamo in montagna. Dopo saranno il resto degli elementi del paesaggio che andranno a condizionarla o meno. La disposizione relativa invece è come ogni ambiente di casa, ogni stanza di casa, ogni luogo dedicato ad una particolare attività è posizionata rispetto alla casa nel suo complesso. Dobbiamo sempre prestare attenzione che una cosa importantissima in casa è comprendere come le stanze non siano semplicemente delle delimitazioni date dai muri. Infatti, spesso se pensiamo a un open space non ci, o un monolocale, non ci sono neppure le stanze, magari è delimitato esclusivamente il bagno. Ma le stanze o le aree di casa devono essere valutate per funzione. Cosa si fa solitamente in quell'ambiente? Cosa non si fa in quell'ambiente? È un ambiente yang, quindi quello che noi chiameremo più comunemente zona giorno, quindi un ambiente in cui si effettuano attività dinamiche, in cui si ricevono ospiti, in cui si prepara da mangiare, si mangia, si studia, eventualmente anche si lavora se abbiamo un ufficio domestico. Le zone yin dell'abitazione invece sono quelle dedicate al riposo, alla vita privata, alla vita domestica più propriamente intima, e anche alle funzioni fisiologiche, come ad esempio i bagni. La differenza di valutazione tra queste funzioni non è solo una polarizzazione yin e yang, ma include anche quella che è una valutazione di effettiva affinità con quelle che sono le fasi energetiche. Nella domoteorica utilizzo moltissimo il Wujing, quindi il ciclo dell'energia, le cinque fasi dell'energia della tradizione cinese naturalistica. Perché utilizzo questo metodo? Perché è un metodo archetipico, simbolico, utilizza appunto degli archetipi elementali per definire dei fenomeni più complessi e strutturati. Attraverso il Wujing noi non facciamo altro che osservare il ciclo naturale delle cose e declinarlo attraverso tutte le sue possibilità. Per cui, anche quando analizziamo le funzioni domestiche, andremo a catalogarle attraverso le varie fasi. Quindi, uno, ad esempio, una camera da letto sarà legata alla terra, alla stabilità, al riposo, al recupero. La cucina potrà essere più legata a un fuoco, quindi proprio il cucinare, l'atto attivo, il fare, il creare, il nutrimento. Il bagno, ovviamente, come potrete ben immaginare, è collegato all'acqua. Tutte queste caratteristiche dovute alle funzioni, quindi questa informazione energetica propria dello spazio, che è dovuta al moto del Qi, quindi dell'energia, qualsiasi tipo di energia, in particolar modo parliamo del Qi terrestre, quello che condiziona i nostri spazi, eventualmente anche del Qi umano, che li condiziona internamente in quanto dinamiche. E noi andiamo ad analizzare la relazione delle funzioni con lo spazio generale, quindi di come la funzione va a integrarsi con la direzione spaziale, e possiamo definire dei posizionamenti, delle disposizioni più favorevoli o meno favorevoli, appunto proprio per cercare di creare ambienti che percepiamo come armonici. Infine, quando facciamo l'analisi dei casi studio, andremo sempre a valutare anche i parametri antropometrici. Cos'è l'antropometria? Semplicemente la misurazione in relazione con le dimensioni umane.
Quando valutiamo l'antropometria di un'abitazione, una cosa a cui dobbiamo prestare attenzione è questa. Generalmente abbiamo delle indicazioni di massima di antropometria, quindi che ne so, che ai fianchi del letto devono esserci almeno 70 centimetri, al fondo almeno 90. Se abbiamo un divano dovremmo avere almeno sempre un 60 centimetri da una parte, proprio per permettere un movimento di girarsi attorno. Sono tutte indicazioni che ci provengono dall'architettura principalmente, soprattutto dagli studi delle avanguardie del Novecento, che hanno lavorato molto sulla sensibilizzazione della necessità di un'architettura a misura di uomo e non di un uomo che si adatti all'architettura. E in più lo valutiamo osservando il nostro soggetto. Se è una famiglia di altezza media, avrà bisogno di certe misure. Se sono mo tutti molto alti o tutti più bassi, ovviamente dovremmo adattare le proporzioni, le sensazioni. A una persona di 1,50 m, un soffitto a 2,50 m darà tantissima differenza, sembrerà molto più distante rispetto a una persona che sia 1,90 m, quindi 40 cm in più. Sono tutte considerazioni da fare proprio per calcolare quelli che sono, cioè per creare degli spazi adeguati alla permanenza e al recupero delle forze. Il terzo step che faremo è quello più propriamente collegato alla percezione dei colori, che, come ho detto già in altri video, sono una sensazione, sono un'informazione diretta, molto young e molto attiva, che va a creare degli effetti quasi istantanei sull'individuo. Quindi andremo a vedere sia se i colori sono adeguati alla direzione spaziale, se i colori sono molto attivanti o se non sono attivanti, quindi scaricano, tendono a rallentare le funzioni fisiologiche. Dopo dovremo vedere ovviamente se la funzione della stanza, la direzione e il colore sono tutte armoniche tra loro, perché molto spesso l'inghippo nelle case sono proprio questi, quindi la scelta di colori non adeguati per lo spazio, di permanenza. Ed infine anche capire eventualmente, in caso ci troviamo nelle situazioni in cui i colori non sono adeguati allo spazio, cosa possiamo fare, come si può intervenire, come si può fare in modo di creare dinamiche armoniche e non dinamiche di scontro, di controllo, quindi quelle che generano una sensazione di disagio all'interno di uno specifico ambiente. Se lo vediamo dal punto di vista della relazione natura e cultura, che sappiamo è una relazione biunivoca, dove noi copiamo dalla natura e dopo ciò che abbiamo creato va a influenzare la natura, sia a livello materico, sia a livello più prettamente intellettuale, ma anche energetico, se vogliamo parlare dell'ambito più energetico che conosciamo attraverso le discipline tradizionali e le discipline legate alla bioenergia. In generale, sarebbe come classificare il primo tipo di analisi, quindi l'analisi del soggetto, del mondo del soggetto, in un ambito puramente culturale, perché è proprio la costruzione del soggetto a partire dalle sue prime fasi di vita, date dal contesto, dalla famiglia, dal sistema educativo, di cui ha fatto parte. Poi ci sarà un livello intermedio, che è quello proprio della relazione tra natura e cultura, quindi da un lato che cosa la persona si aspetta, vorrebbe, gli piace, quindi un ambito emotivo, qualcosa che mi dà soddisfazione. E cosa di fatto determinate scelte generano nel soggetto? Ad esempio, a me potrebbero piacere tantissimo gli arredi completamente appuntiti, però quello crea un senso di repulsione profonda. E quindi lì si va proprio a vedere se esiste anche una sorta di dicotomia, incomprensione tra quello che è il mondo culturale e quelle che sono le necessità proprie delle persone. È lì, è proprio questo il punto in cui si crea quella sensazione di fondo di disagio che una pot persona potrebbe vivere, perché le necessità fisiologiche non corrispondono alle aspettative culturali a cui sta aderendo. E infine, l'ultimo livello di analisi
quello legato più al colore, è un livello di analisi puramente naturale, perché è fisiologico, è universale, tranne profondi traumi collegati a certi colori che uno potrebbe avere, che quindi sono legati a una questione di memoria, e permettono proprio di comprendere quale tipo di relazione si può generare con uno specifico individuo in uno specifico ambiente. Effettuato questo tipo di analisi, che risultati otteniamo? In primis, nell'analisi culturale riusciamo a comprendere il background della persona, le mappe mentali, tutto il suo sistema di credenze, quindi anche eventuali bias cognitivi che esistono a monte nell'individuo. Se l'individuo è convinto che dentro casa devono esserci sempre 28 gradi perché così facevano i suoi genitori, l'individuo porterà avanti una qualità ambientale che non è adatta alla permanenza, ma che è una sua convinzione. Quindi dovrà esserci anche una vera e propria comunicazione di quello che può essere sbagliato nel suo approccio all'abitare. Ma ovviamente non indicheremo mai alla persona che sta sbagliando, daremo dei suggerimenti di come migliorare ancora. Sappiamo sempre che una risposta negativa all'individuo crea lo stesso tipo di reazione di come se fosse attaccato fisicamente. Quindi prestate sempre attenzione a come comunicate con i vostri clienti o le persone che state aiutando nell'analisi della casa. Il secondo livello, quello legato alle disposizioni, mi andrà invece a spiegare quali sono effettivamente le necessità fisiologiche del sapiens. Il sapiens che vive il territorio come qualsiasi altra specie di mammifero, che ha necessità di una certa tipologia di spazio, di una certa qualità di spazio, di una certa qualità dei materiali e così via. E infine la parte dedicata ai colori invece mi andrà a studiare come la persona può essere o può essere stata condizionata da particolari combinazioni di colore presenti in casa o presenti anche negli edifici che ha vissuto in precedenza. Molto spesso le analisi di domoteorica vengono effettuate a più livelli, quindi casa del presente, casa dell'infanzia. Chi ha la possibilità di farlo è sempre consigliato fare un'analisi comparativa tra queste due situazioni, perché nella casa dell'infanzia si è plasmato il nostro mondo mentale. E dopo che abbiamo traslocato in un altro livello, in un altro tipo di ambiente. Quindi vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Se avete qualsiasi tipo di domanda, vi invito a scriverla nei commenti e ne parlerò volentieri nel prossimo caso. Vi ricordo che Domoteorica è anche una formazione in corso presso HAMORS APS, che è un'associazione di promozione sociale senza fine di lucro di San Donà di Piave, con annessa accademia olistica dedicata alle discipline del benessere naturale e discipline tensio-sottili e meditative. E vi invito ad esplorare sempre i vostri spazi, a guardare il mondo nel modo più obiettivo possibile e a mettervi in discussione in ogni momento. Il prossimo appuntamento di ottobre sarà dedicato alla camera da letto. A presto e buon studio!